Ciao amici, eccomi di nuovo qui, bentornati a tutti su Speedy News, grazie per il sostegno, grazie per il seguito, continuate così, iscrivetevi, se invece non siete ancora iscritti al canale fatelo ora, subito, ricordandovi di cliccare sulla campanellina perché in questo modo riceverete le notifiche in tempo reale sui miei ultimi video e poi ancora pioggia di like e abbonamenti, ma ora andiamo con quella che è l'ultima ora sul reddito di cittadinanza. Cambiamenti RDC, tutto rimandato a febbraio 2003. Ecco quindi tutte le variazioni che interverranno a partire dal mese di febbraio. L'importo del reddito di cittadinanza pagato a gennaio sarà lo stesso di quello del mese scorso. Per gli aumenti dovremo attendere febbraio e le ragioni sono chiare. Il ricalcolo del reddito di cittadinanza in base all'ISEE 2023 verrà effettuato in ogni caso con la mensilità di febbraio, anche per coloro che hanno già ottenuto la nuova attestazione ISEE. L'importo quindi verrà ancora una volta calcolato tenendo conto della situazione reddituale fotografata dall'ISEE 2022 e il ricalcolo sarà operativo da febbraio. Stessa cosa vale per le novità introdotte dalla legge di bilancio 2023 per l'assegno unico che verranno applicate come chiarito dall'INPS a partire dalla mensilità di febbraio. Nel dettaglio faccio riferimento alla maggiorazione del 50% dell'importo per l'assegno unico figli per i figli fino a 12 mesi oppure 36 mesi per i nuclei familiari con almeno 3 figli. Laddove ci sono almeno 3 figli, allora l'aumento del 50% arriva per i figli fino al terzo anno di vita, fino a 36 mesi, altrimenti soltanto per quei nuclei familiari con figli fino a 12 mesi, cioè un anno. Lo stesso vale per l'adeguamento dell'importo in base alla rivalutazione, grazie alla quale l'assegno unico per tutti aumenta dell'8,1%. Entrambe queste novità saranno operative da febbraio e in quell'occasione ovviamente verranno pagati anche gli arretrati del mese di gennaio. Altra novità introdotta dalla legge di bilancio, lo sappiamo, è quella per cui dalla ricarica mensile verrà sottratta la quota dell'affitto per chi la percepisce, cioè il rimborso fino a 280 euro al mese per le spese sostenute dal locatario, la quale appunto verrà accreditata direttamente al locatore, cioè al proprietario dell'immobile. Tuttavia, dato che INPS non ha ancora fornito alcuna indicazione su come attuare questa novità, quindi per il momento tutto resta come prima e la quota affitto viene erogata e pagata anche per il mese di gennaio al percettore del reddito di cittadinanza. Quindi anche in questo caso si rimanda a data da destinare, perché non si hanno, ripeto, ancora indicazioni da parte dell'INPS, la sottrazione della quota dell'affitto per chi lo percepisce dalla somma complessiva del reddito di cittadinanza. Quindi tutte le novità, tutti gli aumenti e tutte le variazioni negli importi attese, dovranno essere necessariamente, come aspettative, rimandate al mese di febbraio. Quindi l'importo per gennaio sarà lo stesso e tutto è rimandato al mese di febbraio. Per questa sera è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio. Cortesemente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, quindi rimanete sempre aggiornati, cliccate sulla campanellina e anche tanti like e abbonamento, perché no, io vi aspetto qui con il prossimo video. Buona serata a tutti!